Buongiorno ragazzi, anche questa settimana proseguiamo il nostro percorso all'interno della metodologia di allenamento per gli sport di squadra, in particolare indirizzandoci su quelle che sono le fasce giovanili. E questa settimana, come potete già vedere da questa slide iniziale, ci occupiamo dell'allenamento alla flessibilità. Questo argomento è estremamente vasto ed è complesso nella gestione e, diciamo, nell'applicazione di una corretta metodologia durante le varie fasi dell'allenamento, ma è particolarmente sottovalutato. E onestamente, se pensiamo che è soltanto nelle fasi sensibili dove riusciamo a intervenire in maniera massiva su questo tipo di componente, è ovvio e risulta ovvio pensare che diventa centrale. Perché? Perché ovviamente se non interveniamo in maniera precoce, inficiamo questa caratteristica a lungo termine e spesse volte ci troviamo atleti formati che arrivano alle prime squadre con delle capacità articolari, non voglio dire insufficienti, ma assolutamente deficitari, ecco. E questo tipo di riscontro ovviamente è penalizzante, quindi sembrerebbe importante e assolutamente centrale per un allenatore, un preparatore di categoria giovanile essere perlomeno consapevole del fatto che questo frangente è da curare in maniera dettagliata. Quindi iniziamo pure il nostro excursus e appunto capiamo subito che la flessibilità è appunto l'abilità di compiere movimenti ad ampi ROM articolari. Con ROM ovviamente intendiamo dei range of motion, no? È acronimo di range of motion, quindi sono appunto ROM articolari ampi e, come vedremo, dipendenti anche dalla velocità a cui conduciamo il nostro movimento. Sono articolazione specifica, e questo è intuitivo. Ovviamente ci sono articolazioni che hanno molti gradi articolari ed altre che ne hanno molti meno. Quindi possiamo immaginare, ad esempio, la spalla, che ha praticamente infiniti gradi di articolarità calcolabili, nel senso che comunque se consideriamo tutta la capacità articolare esterna più tutti gli slide interni che la testa dell'omero ha all'interno della glena durante ogni tipo di movimento, ha un'ampiezza articolare estremamente vasta. Se invece pensiamo ad articolazioni quali possono essere ginocchio, possono essere gomito, anche caviglia, i gradi articolari si riducono drasticamente. Quindi è ovvio che l'articolazione implicata nel gesto ha una sua, diciamo, ha una sua caratteristica che ne determina ovviamente la mobilità. E poi, ovviamente, quello che abbiamo sostenuto già in partenza è assolutamente una capacità allenabile e dobbiamo allenarla. Classifichiamola e possiamo dividerla in flessibilità dinamica, in cui ricadono tutte le parti di slanci sui diversi piani, dei diversi distretti articolari, quindi la capacità di raggiungere dei gradi articolari in un tempo breve. Facciamo un esempio per spiegarci meglio, per cercare di capire. Noi possiamo fare la spaccata, la classica spaccata, diciamo, degli arti inferiori, in maniera lenta e controllata. Quindi iniziamo a divaricare le gambe, poi piano piano con la respirazione cerchiamo di approfondire il grado articolare fino ad arrivare a toccare col bacino il pavimento, se ne siamo in grado di farlo, o comunque sicuramente possiamo incrementare questo tipo di articolarità, ecco. E questa è una cosa.
in maniera lenta, controllata, cercare di appunto di approfondire. È una cosa totalmente diversa se balzo facendo un balzo e faccio una spaccata in volo. Perché? Perché i gradi di articolarità sono gli stessi, ma la velocità di contrazione è totalmente diversa. Quindi la flessibilità dinamica ovviamente implica un fattore tempo che determina la riuscita o meno del compito. Abbiamo poi una statica attiva e come stretching statico attivo possiamo immaginare l'atleta che, contraendo il quadricipite, mantiene la posizione di spaccata, un po' come vi ho messo in questa immagine a fianco, mantiene una spaccata ma senza un appoggio, quindi attraverso una contrazione attiva dei muscoli antagonisti a quelli che stiamo andando ad elongare, che ci permette di mantenere la condizione e far sì che in questo caso la catena posteriore della coscia possa allungarsi, ma senza avere un vincolo passivo a cui appoggiarsi. E poi ovviamente abbiamo una statica passiva, che ovviamente è quello che normalmente viene concepito come lo stretching Bob Anderson classico, quindi classico atleta che arriva dal jogging al parco, appoggia per esempio la gamba sopra un rialzo frontale e si flette in avanti per allungare i posteriori della coscia. Quella ricade ovviamente su una tecnica statica passiva. Come ci siamo già detti, l'ideale è allenarla nei bambini, ma non è ovviamente una scusa per non allenarla negli adulti. Ovviamente ci sono delle implicazioni favorevoli, per quanto riguarda il discorso dell'intervento precoce, perché riusciremo a costruire una capacità intermuscolare più favorevole, quindi capacità non soltanto di allungare una componente, ma anche quella di decontrarre la componente antagonista, cioè non è soltanto la capacità muscolare di essere modellata, ma è anche la capacità di rilasciare le tensioni dei muscoli antagonisti. In questa coordinazione logicamente siamo favoriti nell'età precoce. Abbiamo poi ovviamente una determinante che è posizione specifica, quindi ovviamente abbiamo alcune articolazioni che possono esserci più favorevoli anche per situazioni articolari ad personam, soggettive. Potremmo avere, per esempio, nel caso, come si diceva prima, della spaccata, un acetabolo più chiuso intorno alla testa del femore. Ovviamente se il troccantere è molto avvolto, lasciatemi passare il termine, dall'acetabolo ovviamente non ci permetterà di avere una grande articolarità su quella che è la mobilità di anca. Alla stessa maniera può avvenire per quanto riguarda l'articolazione della spalla, quindi se la glena è molto avvolgente non potrà permettere grandi mobilità a quella che è la testa dell'omero. Quindi ovviamente abbiamo una specificità in funzione di quello che è il gesto chiamato in causa. Ovviamente è influenzata da volumi muscolari. E questo è anche un buon motivo per cui, in particolare nei bambini, è più facile lavorarla, perché giustamente i volumi muscolari, quindi il trofismo, la tonia dei vari muscoli è meno accentuata e ovviamente le resistenze sono più basse,
più basse da affrontare. In particolare, se pensiamo ai neonati estremamente mobili, sappiamo benissimo che hanno una percentuale di grasso paragonabile a quelle dei grandi obesi per poter far fronte, che avere una grossa protezione, no? In caso di caduta. In particolare, la natura fa questo, chiamiamolo miracolo, cioè da dei cuscini che possano essere diciamo biologici per salvaguardare le strutture, e quindi hanno una componente muscolare estremamente ridotta, in particolare all'inizio della loro vita, ed è evidente come raggiungano gradi articolari con grande facilità. Immaginate il bambino che gioca in accovacciata a uno squat profondo molto agevole e molto comodo da raggiungere senza alcuna fatica, sta comodo. Quello è determinato anche dal fatto che ha comunque volumi muscolari molto molto bassi. E poi quest'ultimo frangente, che è influenzata dalle emozioni. Questa è una parte un po' più di dettaglio e più interessante, soprattutto in particolare per quanto riguarda il sistema fasciale, che dovete sapere che è stato riscontrato come tessuto connettivo che si infiltra fino nella profondità delle nostre fibre muscolari, quindi non soltanto avvolge le unità motorie superficiali, ma arriva fino in profondità. E questo ovviamente determina il fatto che, essendo le nostre emozioni, meglio, le nostre emozioni danno dei riscontri in termini di risposte biochimiche. E le risposte biochimiche cosa fanno? Danno dei riscontri in termini di risposte ovviamente neurali, quindi muscolari. E a questo punto, attraverso questo sistema molto complesso, si arriva addirittura ad avere appunto una influenza, diciamo, emozionale in funzione di quella che è l'articolarità e la flessibilità, perché sembrerebbe che il tessuto connettivo sia in grado di ristrutturarsi e a quel punto creare nuove linee di forza, quindi tensioni. Addentriamoci quindi nella tematica, quella che ci è più cara dopo questo cappello introduttivo, che è quella ovviamente della flessibilità per lo sport. Allora, in prima istanza equivale il discorso che ci siamo già fatti la settimana scorsa per quanto riguarda la coordinazione. Noi abbiamo la necessità di avere un riscontro di flessibilità superiore alla richiesta del nostro sport specifico. Quindi abbiamo bisogno di una flessibilità di riserva. Questo perché? Perché la flessibilità di riserva cosa tenderà a fare? Tenderà a salvaguardarci fondamentalmente. Sarà un fattore positivo in caso in cui noi fossimo assoggettati a qualche movimento in particolare estremo, di articolarità estrema, durante i nostri gesti sportivi, e ovviamente non incorrere in un danno di tipo meccanico. Se la flessibilità è spiccata, saremo in grado di sostenere la nostra tecnica senza tensioni muscolari. E questo è determinante non soltanto per quello che è l'apprendimento della tecnica, perché è ovvio che se io durante la fase tecnica sono più sciolto, ho più, tra virgolette, efficienza. Ma non è soltanto un'efficienza sotto il profilo di allenamento del gesto specifico, del fondamentale specifico. Ce lo ritroviamo anche per quanto riguarda il dispendio energetico. Siamo più economici durante la fase di lavoro stesso, quindi di, per esempio, se dobbiamo fare una corsa, se dobbiamo fare uno spostamento, risultiamo essere più economici. Per intendersi, ci sono studi che determinano
riscontrano, diciamo, dei costi energetici in una maratona peggiorativi dell'8% per delle tensioni che sono nella catena posteriore. Quindi voi immaginate su una gara di durata quanto questo sia un fattore molto incidente. Soltanto perché la catena posteriore è più retratta di un atleta, diciamo di un gruppo di atleti dove risulta essere più flessibile, e aumenta il costo energetico totale nell'economia del gesto stesso. E questo fa tutta la differenza del mondo, eh? Perché? Perché ovviamente peggiora le prestazioni. E la prestazione non è un problema di erogazione di forza, ma di fatto la problematica sussiste perché abbiamo un motore grippato che non riesce a erogare completamente la propria energia perché ha maggiore resistenza nelle sue componenti. E questo ovviamente può essere un problema grave, perché tante volte siamo focalizzati su quello che è l'aumentare la capacità di erogazione, ma in realtà a volte il problema sta in un altro frangente. È assoggettata su vari piani del movimento, ma questo è abbastanza ovvio, soprattutto se parliamo, come nel caso in cui ci ritroviamo noi nella pallavolo, su uno sport open skills, cioè su uno sport di situazione. Però questo è valido assolutamente in tutte quelle attività in cui abbiamo appunto una variabilità indotta dal modello di performance. È un po' diverso se abbiamo, ad esempio, uno sport ciclico, che può essere appunto la corsa o può essere il ciclismo, per esempio, o anche il nuoto. In questi sport i piani incidenti sono dei piani specifici che vanno ad allenati in maniera più dettagliata. Nel nostro caso, o comunque nel caso di uno sport open skills, uno sport situazionale, ovviamente i piani sono svariati. E poi c'è sempre anche il punto del non esagerare nei volumi. Questo perché? Perché in particolare in certi frangenti possiamo addirittura, si dice sempre, no, si pensa sempre che la mobilità sia un po' buona per tutto. In realtà è buona, come in tutte le cose, se applicata nella maniera corretta. Perché? Perché immaginiamo almeno un paio di casi. Se immaginiamo se un velocista ha un'ipermobilità che determina il fatto che abbia dei tendini meno rigidi, e a quel punto in grado di restituire forza elastica durante la sua fase di corsa. Questo ovviamente risulta essere peggiorativo per quello che è la sua performance, no? Oppure, alla stessa maniera, immaginate se abbiamo un soggetto che è lasso legamentoso. Quei soggetti che già di per sé hanno le capsule articolari molto, molto appunto lasse, cioè che non tengono bene sotto il profilo delle strutture passive l'articolazione compatta. Ovviamente, esagerando sotto il profilo della flessibilità, rischiamo di fare dei danni. Vediamo appunto ora quali sono le strutture chiamate in causa durante appunto l'allenamento alla flessibilità. Abbiamo ovviamente il corpo muscolare, e quando parliamo di corpo muscolare siamo focalizzati molto sui ventri muscolari, no? Quindi con ventre muscolare già dobbiamo cercare di caratterizzarlo. Quali sono le componenti di quella struttura ben specifica? Le fibre che lo compongono, di che tipo sono?
tipo 1, tipo 2, ma in particolare la cosa che più è importante è capire se stiamo parlando di un muscolo fasico o un muscolo tonico, cioè un muscolo che interviene durante la fase del movimento, in particolare durante la fase del movimento sportivo, del fondamentale sportivo, oppure se parliamo di un muscolo posturale. Poi abbiamo sempre all'interno delle strutture i tendini. Perché? Perché ovviamente una volta raggiunti alcuni gradi di articolarità su quelle che sono le componenti muscolari, la stessa tensione, la stessa elongazione si ripercuoterà su quelle che sono le strutture passive, quindi ovviamente sugli estremi, sugli ancoraggi, quindi i tendini a loro volta saranno stirati, allungati. Ovviamente sempre più a livello di distalità, quindi una volta sempre più focalizzati su quelli che sono i margini del ventre muscolare allungato, arriveremo alle articolazioni che, come abbiamo già visto in precedenza, hanno dei gradi specifici. E ovviamente, sempre riguardanti quelle che sono le parti del passive che non sono fibre muscolari, ovviamente andiamo a intervenire anche sulla modellazione plastica del tessuto connettivo. O tutte queste caratteristiche vanno trattate in maniera differenziale, cioè quando cerco di allungare una di queste componenti in maniera specifica, dovrò applicare un mezzo adeguato per quelle che sono le richieste. Quindi dovremmo applicare di fatto una tecnica in funzione dell'obiettivo che vogliamo sostenere e raggiungere. E quindi ricominciamo a guardare quelle che potrebbero essere le diverse tipi di tecniche che potrebbero fare al caso nostro. Abbiamo, come abbiamo già visto in precedenza, i lavori dinamici, che appunto abbiamo visto essere funzionali sotto il profilo neurale, in particolare per avere una capacità di elongazione veloce. Abbiamo sempre lo statico attivo, quindi contrazione di un muscolo per mantenere una condizione ed elongare la catena, contrazione del muscolo antagonista per elongare il muscolo che ci interessa. Statico passivo, il classico stretching dove abbiamo visto del corridore, ma poi abbiamo anche un PNF, che con PNF abbiamo un acronimo di significa fondamentalmente Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, cioè lo stretching di fatto assistito, in cui il soggetto che si allunga prima contrae in maniera isometrica, bloccato diciamo dall'operatore, la contrazione antagonista del muscolo chiamato in causa, e poi cerca di raggiungere una profondità maggiore aiutato dall'operatore stesso. Ovviamente questo tipo di lavoro va molto ben calibrato per evitare di esagerare su alcune articolarità da parte dell'operatore stesso, da chi di fatto applica la tecnica, non chi la subisce, non dall'atleta che la subisce ovviamente. Sicuramente però è una tecnica che esiste e va conosciuta. E poi abbiamo tutte le parti fasciali, quindi il foam roller, le lacrosse ball, cioè tecniche diciamo più venute alla ribalta negli ultimi anni, che però hanno dei riscontri di tipo scientifico abbastanza approfondito per favorire appunto il rilascio dei tessuti connettivi rivestenti le unità motorie, che hanno sicuramente delle componenti favorevoli nello sport. E poi abbiamo ancora il posturale decompensato, che sono tutte le squadre di Mézières, quindi la componente in cui o la panca fitta anche, vengono elongati i muscoli tonici,
che sono quei muscoli che vi ricordo sono i muscoli posturali. Immaginate il fatto che nel momento in cui voi state fermi in piedi, ci sono dei muscoli che comunque mantengono attiva la loro contrazione, perché sennò cadremmo per terra come dei sacchi vuoti fondamentalmente, no? Questi muscoli hanno delle esigenze di tipo specifico nella loro elongazione, in particolare quando ci mettiamo sdraiati a terra con le gambe al muro, per intendersi, con degli stati di, diciamo, di elongazione sulle squadre di Mesier, abbiamo un'elongazione di tutta quella che è la catena posteriore, un riassetto globale posturale che dovrebbe essere appunto privo di compensi per cercare di intervenire su queste componenti più profonde, e per far questo si ha una contrazione, diciamo, di picco meno forte, quindi la trazione sui muscoli stessi è di intensità più bassa, però perdura più a lungo nel tempo. Se diciamo che il primo adattamento sui muscoli fasici l'abbiamo entro i 20-30 secondi per diciamo il nuovo riassetto delle componenti neurali, quali sono gli organi tendini del Golgi e i fusi neuromuscolari, nel caso del rilascio di tipo posturale siamo in termini di minuti, ok? Quindi abbiamo un'esposizione più lunga che ci determina il fatto che le componenti plastiche passive dei tessuti connettivi profondi possano risettarsi e riallungarsi in funzione di quello che è lo stimolo applicato. Quando dobbiamo metterla all'interno del nostro allenamento? In particolare abbiamo durante la fase di riscaldamento da favorire quelle che sono le tecniche dinamiche fasciali, quindi quelle che ci possono preparare e migliorare all'interno della prestazione, quindi appunto gli slanci balistici e il four roller o le lacrosse ball, soprattutto con delle tecniche abbastanza specifiche, però possono essere comunque delle tecniche di riscaldamento valide per preparare la struttura a una contrazione di tipo veloce. Durante la fase, diciamo, di cool down, quindi di dove il corpo ritorna alla sua omeostasi intaccata dall'allenamento stesso o dalla gara stessa, in cui favoriamo le tecniche statiche e passive, quindi diciamo il classico stretching Bob Anderson, e se invece abbiamo da fare mattina e sera dell'elongazione dei muscoli tonici, possiamo condurle con del posturale decompensato appunto mattina e sera, oppure anche in seduta completamente separata. Questa è una panoramica per quanto riguarda l'allenamento alla flessibilità, un argomento che spesse volte viene sottovalutato, ma come potete vedere ha delle sue specificità, ha dei tempi di esposizione, ha dei riscontri ben precisi sotto il profilo fisiologico, e in particolare, soprattutto in età giovanile, bisognerebbe curarlo in maniera più attenta e più precisa. Sicuramente voi da operatori del settore delle scienze motorie e ovviamente specialisti del movimento non potete, tra virgolette, ignorare questo argomento, che appunto è un argomento assolutamente meritevole di conoscenza e di applicazione in maniera corretta. Vi lascio su questa riflessione e ci aggiorniamo la prossima settimana.